raga, vedo che vi piace tantissimo questa serie di comprare merda random a caso nel dark web. Prima di cominciare, innanzitutto vi do 3 secondi di tempo per mettere like a questo video e like anche a tutti gli altri video di questa serie, vi lascio il link in descrizione, perché più like e più commenti avrà questo video e tutti gli altri video di questa serie, più io sarò invogliato a portarveli nel canale. Quindi mi raccomando, mettete like prima che poi ve lo dimenticate. Quindi da adesso partiranno 3 secondi di tempo per mettere like. Vai! Bene, adesso che avete messo like a questo video, mi avete consigliato quest'altro video di Parker e Chester. Parker è quello con gli occhiaie, ovviamente, e Chester è quello con gli occhiali, dove vanno a comprare nel dark web, stavolta un cane. Un cane! Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like. Questo video a bomba e a tempesta. Il mio Instagram, come sempre, ve lo impiallo potentemente nel vostro apparato rettale qua sotto. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina come sempre, così non vi perdete nessun video. In descrizione troverete anche il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi anche lì e attivate la campanellina. Come al solito, raga, ci tengo a ringraziare profondamente, inequivocabilmente, dal più profondo del mio cuore, coloro che mi consigliano sempre questi video e ovviamente tra i commenti. Vi amo tantissimo, siete la mia vita, non posso fare a meno di voi, quindi voglio proprio abbracciarvi fisicamente, proprio per dimostrarvi tutto il mio affetto. Ok? Sempre grazie a voi, comunque. Un bacio dal più profondo del mio cuore. Ok, raga, andiamo a vedere che tipo di cane si vanno a comprare nel dark web. Spengo la luce. Perfetto. What's up guys? Welcome back. Ciao Parker Sniper Trader 20, ovvero Chester. Parker, tu sempre con le occhiaie, sei un grande. Bravissimo, tu sempre con gli occhiali di notte, perché di notte c'è il sole, sei un grande anche tu. I cani, raga, i cani si vanno a comprare nel dark web. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Okay, so that's the website. Okay, scrolling through this. Raga, andiamo a vedere i tipi di cani che sono presenti in questo sito che hanno creato loro del dark web. Ragazzi, il dalmata, c'è un dalmata in mezzo alla, diciamo, alla mondezza del dark web, il love dog, che poi è sempre comunque strano, come dalmata. Cioè, raga, guardate la foto, cioè, a parte il fatto che più che un dalmata sembra un orso, cioè è alto tipo 2 metri quella cosa, perché comunque dalla foto, raga, se vedete in prospettiva la stanza in cui si trova, è una specie di drago, non è un dalmata, è enorme. Comunque, in pratica, questa specie di dalmata in versione gigante costa $2,400. Poi c'è il cane di razza M, che non si capisce un c***o qua sotto perché non si vede bene. Poi c'è il cane di razza media, ovvero il Love Buddy, che costa $2,300, però è in saldo a 2196. Si legge bene? Sì, 2196. Ed è a $2,195 scontato, Grey Love Dog, ovvero il cane amorevole grigio, sempre di media statura, che costa $1,200, ma è in saldo a $895. Tra l'altro, raga, c'è anche il Love Buddy, che non ha prezzo, cioè è un cane che non ha prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. These pictures of the dogs are all very poorly lit. And blurry. Tra l'altro fanno anche impressione. Quello non sembra nemmeno un cane. Cioè, questo sembra più che altro un elefante. Dude, look, these dogs could be getting abused. We should buy one and make sure it's like being treated right. Okay, say we actually do order this dog and a dog comes in the mail. Who's gonna take care of it? I'll take care of it. Dude, you had a fish for a week and it died. Guarda caso quale si vanno a certo, ovvio, si vanno a prendere quello più strano, cioè quello che non sembra nemmeno un cane, ma bensì un elefante. Yeah, but you got the wrong food. Yeah! The elephant dog, non the elephant man. Dude, look at the picture. It's a dog. Yeah, I see it. It just looks weird to me. Okay. I bet it thinks you look weird too. Why would you say that? Cioè, no, ma aspetta, no, no, ragazzi, aspetta, cioè, ci sono tantissimi bellissimi cani, tra cui il dalmata. Vabbè, il dalmata, cioè, quella specie di dinosauro lì che sembra un dalmata. Cioè, cosa si vanno a prendere? Il cane elefante, logicamente, no? Perché Chester si deve andare a prendere sempre la
Quello più brutto si deve andare a prendere. Sempre, qualsiasi cosa va a comprare, andiamoci a prendere quello che fa più schifo. Cioè è tutto sterco quello che è presente in questo video, però lui si va a scegliere lo sterco più sterco di tutti. I think this is a scam, but I'm gonna put my credit card information on the site, so I really hope that you're gonna get a dog and it's gonna make you happy. Il 24 maggio 2019 arriva il cane di notte alle 3:08. Non si vede che è una persona dentro un costume da cane, che non è nemmeno un cane ma bensì un elefante. No, non si vede. Ma loro, cioè, in tutto questo non c'è nessuno, c'è solamente quello che tra l'altro non sta camminando nemmeno a quattro zampe, quindi non sai nemmeno interpretare la parte del cane. Cioè loro dove sono? Cioè hanno lasciato la casa vuota, dove sono? Davanti alla telecamera. Un attimo, stop, raga. Allora, lasciando stare il cane che è una persona inquietante all'interno di quel costume, ma cosa è passato davanti alla telecamera? Fate attenzione perché passa davanti alla telecamera un qualcosa che ha veramente dell'inquietante. Tralasciando il cane elefante, mille piedi volante, cos'era? Cioè, per caso in qualche video precedente hanno comprato qualche mille piedi volante? Ve lo faccio rivedere, raga, perché credo che questo sia un fuori programma. Cioè, nemmeno loro se l'aspettavano che davanti alla telecamera compariva una cosa del genere. Sembra veramente una scolopendra che vola praticamente. Per questo perché? Perché si comprano la m***a nel dark web, per questo. E poi gli arrivano anche gli insetti in allegato a quello che comprano. Gli arrivano anche gli insetti che volano. Ricordiamoci gli scarafaggi con la mamma, eh. Link in descrizione, raga, trovate tutta la serie, eh. Link in descrizione. Certo, perché deve andarsi ad affacciare davanti alla telecamera, logicamente. Per farci cagare addosso con un jumpscare. Ah, ecco. Ma dove cacchio sono loro? Gli ha rovinato la cucina. Dove cacchio se ne sono andati? Cioè, in pratica, il giorno dopo. Yo, dude. Yo, Chester. Chester. I told you we shouldn't have got that. Metti degli occhiali, mi raccomando. Non sia mai ti vediamo gli occhi. Go, go, go. Let's go. Non sai cos'è successo nel kitchen. What is that? Is there a dog? Dude, that's not a dog, that's a guy. Il cane elefante. Cioè, è un cane mezzo elefante, mezzo uomo e mezzo cane. Anzi, mezzo costume da cane. Non l'avete vista la scolopendra che vi fluttuava davanti alla telecamera? No, vero? Ce ne siamo accorti solo noi, raga. Mi sa che loro non se ne sono accorti. Dude, we gotta tell the police about this. È colpa tua! Cioè, raga, ma veramente, no, scrivetemi nei commenti. È colpa tua, Chester! Tra tutti i cani che c'erano si va a prendere quello elefante. Si va a prendere il cane con una proboscide che gli pende, che poi non si è visto mai un cane che gli pende la proboscide, però dico, è normale che qualsiasi cosa succeda a Chester, perché tutti gli acquisti che vanno a fare nel dark web in quanto spazzatura è Chester che glielo dice. Andiamo a prendere quello, dai, che fa schifo. No, quello fa meno schifo. No, no, andiamoci a prendere quello che fa più schifo, dai. Cioè, loro in tutto questo non si sono accorti di niente. Cioè, nonostante io stanotte ho dormito, le occhiaie non se ne vanno dai miei occhi. Cioè, nonostante stanno svegli tutta la notte, non si sono accorti di niente. Completamente nulla. Brah. Siete dei grandi, davvero. Importante che comprano merda nel dark web, eh. E poi non si accorgono quando quest'ultima gli entra dentro casa abusivamente e gli distrugge la cucina con le scolopendre che volano, eh. Raga, questo video direttamente dal dark web spaventoso finisce qui. Tutti i miei link in descrizione come sempre. Se vi piace questa serie, tempestatela di like, perché più like avrà questo video, più io ve ne porterò altri nel canale. E mi raccomando, mettete mi piace, commentate, soprattutto condividete. Ciao ciao!